un cristiano che si chiude in se stesso, che nasconde tutto quello che il Signore gli ha dato, ma è un cristiano, non è cristiano, è un cristiano che non ringrazia Dio tutto quello che gli ha donato. Questo ci dice che l'attesa del ritorno del Signore è il tempo dell'azione. Noi siamo in tempo dell'azione, il tempo in cui mettere a frutto i doni di Dio non per noi stessi, ma per Lui, per la Chiesa, per gli altri. Il tempo in cui cercare sempre di far crescere il bene nel mondo. E in particolare in questo tempore di crisi, oggi, è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento, le proprie ricchezze spirituali, intellettuali, materiali, tutto quello che il Signore ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere attento all'atto. Nella piazza ho visto che ci sono molti giovani. È vero questo? Ci sono molti giovani? Dove ci sono? Bene. A voi che siete all'inizio del cammino della vita, chiedo, avete pensato ai talenti che Dio vi ha dato? Avete pensato a come potete metterli al servizio degli altri? Non sotterrare i talenti, scommettete su ideali grandi, quegli ideali che allargano il cuore, quegli ideali di servizio che renderanno fecondi i vostri talenti. La vita non ci è data perché la conserviamo gelosamente per noi stessi, ma ci è data perché la doniamo. Cari giovani, abbiate un animo grande, non abbiate paura di sognare cose grandi.